Nella prospettiva di garantire l'accesso al farmaco e allo stesso tempo la sostenibilità, quanto è importante coinvolgere i pazienti, in particolare i pazienti anziani? Come per fortuna è emerso molto facilmente, molto, molto chiaramente dal dibattito di oggi, i valori che il paziente può indicare nella definizione del beneficio rischio diventano sempre più fondamentali. Le patologie, le cure mediche stanno muovendo sempre di più verso cure per sottopopolazioni sempre meglio identificabili e quello che per una sottopopolazione potrebbe non essere adatto, il paziente può contribuire a identificare la sottopopolazione di pazienti che può beneficiare di questo accesso. Questo favorisce l'accesso, favorisce la non dispersione delle risorse e l'ottimizzazione del risultato terapeutico.